come trasformare un vecchio libro di giurisprudenza in una magnifica esperienza. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, pieno mood di Natale per un video davvero davvero speciale. Basta parlare in rima ombretta. Prima però di dirvi cosa faremo oggi, ve l'ho già fatto intravedere, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con il grande libro del colore. Lo hai acquistato? Scrivimi un feedback, fammi sapere cosa ne pensi. Allora, in tutte le librerie il grande libro del colore, sia librerie fisiche che online. Vi lascio anche il link dove comprarlo su Amazon o su tante librerie appunto online. Un libro per tutti, non soltanto per gli amanti dell'arte, un libro pieno di storia, curiosità, tutto ciò che c'è da sapere sul colore e su come utilizzarlo in maniera consapevole. Vi aspetto, e se hai già il grande libro del colore, non dimenticare di fare la doppietta con il ricettario dell'arte, il libro in cui ho custodito tutte le mie ricette per creare in maniera autonoma e indipendente i materiali dell'arte, i colori, i solventi, le vernici, i medium, le paste modellabili, di tutto di più lo trovi all'interno di quel libro. Vi aspetto, splendidi regali di Natale, sia questo che quello. Quello per chi ama sporcarsi le mani e questo per tutti coloro che amano leggere. Bene, adesso prendiamo un altro libro, un vecchio libro di giurisprudenza, una cosa deprimente, il diritto costituzionale, e rendiamolo qualcosa di realmente magico per questo Natale. Non ce la faccio. Ed ecco l'occorrente per i nostri angeli di carta. Allora, delle forbici, un marker dorato, della colla, potete usare sia la colla stick che la colla attacca tutto, ma anche la colla vinilica, una matita, un cartoncino per ogni angelo, io ce l'ho così in questi colori crema un po' antichizzati, perché la carta che utilizzerò, il mio libro, è un libro con le pagine ingiallite, un vecchio libro di diritto che trasformerò in qualcosa di assai più romantico. Iniziamo subito. Come prima cosa prendiamo il nostro foglio di cartoncino e arrotoliamolo a formare proprio un cono, quindi fissiamolo ben bene con della colla. Io userò la mia attacca tutto, quindi con le forbici rendiamo pari la chiusura, la finale, la parte inferiore del nostro angelo. Fatto questo, mettiamo da parte il nostro cono e adesso prendiamo il nostro libro. Prendiamone un rettangolino, pieghiamolo a metà e con la matita disegniamo un volto ovale, nel mio caso mezzo volto ovale, e un lungo, ma proprio lungo, collo, e ritagliamolo. Quello che avremo sarà questo, e pieghiamo benissimo a metà in modo che la riga sia veramente molto evincibile, così, voilà. Mettiamo da parte. Prendiamo nuovamente il nostro libro, apriamo e strappiamo una pagina, pieghiamo a metà e assolutamente a mano libera tagliamo un semicerchio in doppio e poi al centro faccio un buco. Così, con il pennarello dorato, ripasso i bordi da una parte e dall'altra e anche sul contorno. Voilà, e metto da parte. Prendo un po' di pagine, così, un fascicoletto, divido a metà e
non faccio altro che creare dei piccolissimi e lunghi coni, così. Voilà. E con la colla attacco il margine esterno. Così. Quindi prendo un lembo, lo piego un po' a triangolo e comincio ad arrotolare. E voilà. E faccio tanti di questi conetti. E piano piano, così in maniera un po' anche un po' casuale, vado a colorare anche i margini inferiori dei miei conetti. Questo naturalmente è del tutto facoltativo, eh. A questo punto prendo il mio cono e lo sporco di colla. Prendo i miei coni e vado ad adagiarli uno accanto all'altro. Così. Coprendo tutta la superficie del cono. A quelli già messi ne sovrappongo altri. Nel frattempo che lui asciuga, faccio qualche altro conetto un po' più piccolo. Rifacciamo i margini dorati anche su questi nuovi rotolini adesso poggiamo più in alto gli ultimi rotolini. Arrivati a questo punto, mettiamo ad asciugare il tutto. Prendo di nuovo il mio libro e lo apro in una pagina in cui vi è un centrale di un fascicolo. Ecco, qui ci sono le cuciture e lo strappo. Sfruttando proprio l'unione della carta, sagomo delle bellissime ali. Posso fare magari un disegno. E le ritaglio. E voilà. Adesso prendo della carta, la piego su se stessa e taglio delle piume. Voilà, così. E piano piano, aiutandomi anche con le forbicine, arriccio leggermente la carta e appiccico. Finite le ali, mettiamole da parte. A questo punto prendiamo il nostro corpo e tagliamo la parte superiore fino all'attaccatura qui dei nostri. Voilà. Togliamo la parte proprio superiore fino all'attaccatura dei nostri coni, diciamo così, e mettiamo un punto di colla alla base della nostra testolina che inseriamo di giro e allarghiamo qui, così. Inseriamo il bavero, così. E con un punto di colla appiccichiamolo. Prendiamo le nostre ali e prendendo come
base, il retro del bavero che sporcheremo di colla e qualche rotolino, adagiamo le ali così e le mettiamo bene bene in posa. Poi, se vorrò, potrò completare le ali con le piume anche sul retro. Per adesso lascio attaccare e lascio riposare. Altri due rotolini un po' più corti, vedete, faccio un quadrato, un rettangolo che sia un 10 cm per 8 e piano piano arrotolo 1 e 2 e metto da parte, sempre dal mio libro, una pagina in doppio, quindi una pagina così, la piego a metà, ancora a metà, così, e taglio, taglio e appiccico l'uno dentro l'altro questi fogliettini proprio a ricreare una sorta di libriccino e voilà, e metto da parte. Quindi creo un po' di striscioline da poco più di mezzo centimetro di larghezza, così. Ok, divido a metà, prendo le forbici più piccole e arriccio così queste striscioline. Prendo il mio angelo, sul retro metto, sul retro della testa metto la colla e poggio e attacco così, in maniera assolutamente casuale, i miei ricciolini. Se la testolina con il peso dei ricci non sta su da sola, potete mettere al suo interno uno stuzzicadenti. A questo punto prendo un cartoncino e lo taglio più o meno a metà. Prendo un foglio di carta e lo appiccico sul cartoncino. Però prima lo appallottolo. Fatto questo, lo attacco. Quindi arrotolo il cartoncino così e lo unisco con la colla. Quindi taglio così. Mi devo assicurare che questo tubo rimanga in piedi e che il tubo possa accogliere al suo interno per tutta la lunghezza il mio angelo. Metto la colla su tutto il margine superiore e lo inserisco. Per farvelo vedere, io lo metto sempre sdraiato. Questo è quello che sarà. Piego a metà, così, uno e due. Quindi, con la colla inserisco le braccine e le inserisco qui sotto il bavero. Una, due minuti per farle appiccicare e quindi, ve lo faccio vedere dall'alto, poggio sulle mani del mio angelo il libricino. Colla qui, colla qui, uno e due. E il nostro angelo è finito. Guardate che bello. Adesso ve lo metto in piedi perché lui sta assolutamente in piedi nella sua lettura e
vi faccio le foto. Nel frattempo off camera mi passerò il tempo a mettere anche le piume anche sul retro, perché lo preferisco, una cosa mia di gusto, ma potete anche lasciarlo liscio. Guardate che meraviglia con 4 pagine di un libro vecchio. Spero che questa idea vi sia piaciuta, vi lascio alle foto, create tanti angeli di carta bellissimi come regali di Natale, veramente bellissimi. Createne tantissimi e addobbate con eleganza e pochi soldini la vostra casa. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao! Visto che bello il nostro angelo, ora ditemi se non è bellissimo e se non è un regalo di Natale stupendo. Poi alla fine non ho aggiunto le piumette sul retro, ma lo farò. Io lo trovo bellissimo, ho intenzione di farne tanti e di fare degli angolini di angeli per il salotto che comunque diano un senso di natalizio e anche di fine di classe, un decoro che si sposa bene con gli ambienti da più moderni ai più classici. Bene, ditemi se questo video vi è piaciuto, fatemelo capire con un pollice in su, con una condivisione. Venitemi a trovare su tutti i social, su Facebook, su Instagram, su TikTok, ma venitemi a trovare anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele. Io vi aspetto per un mondo di contenuti condivisi, voi lasciatemi un like e ci rivediamo al prossimo video creativo. Ciao!